So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. Il Natale 2021 nel Vallo di Diano, il gusto inconfondibile di Dispensa Casa Amaro Teggiano. Enzo Sorbo e Vincenza Carmen Tropiano festeggiano i 3 anni di attività e l'avvicinarsi della fine dell'anno con una pirotecnica proposta che, come sempre e più di sempre, mette insieme qualità e varietà. Inconfondibile la calda e accogliente atmosfera che si respira in dispensa, in particolare in questo periodo dell'anno nel quale ogni centimetro di spazio diventa vetrina di straordinari prodotti tipici locali. Con la certezza che entrando in dispensa ne usciremo non soltanto con un regalo originale da mettere sotto il nostro albero di Natale o sotto quello dei nostri cari, ma anche arricchiti culturalmente, perché dietro la qualità di ogni prodotto ci sono curiosità e storie che Enzo e Vincenza sono pronti a raccontare. Ci siamo divertiti nel mese di ottobre e di novembre con Vincenza a selezionare tantissimi prodotti. Ci siamo veramente divertiti, siamo girati la Campania e alla ricerca di chicche che si trovano difficilmente in zona e da proporre qui in dispensa per un regalo natalizio diverso e unico. Ci siamo divertiti nel periodo dove siamo stati chiusi qualche giorno a fare una ricerca territoriale dei prodotti più svariati, più interessanti, dove le aziende avevano profuso il meglio della loro esperienza per produrre dei prodotti di grande eccellenza. Con Enzo abbiamo ampliato quella che è la nostra scelta, il nostro assortimento, che io mi diverto a chiamare biblioteca. Biblioteca perché ci troviamo all'interno della nostra dispensa con prodotti che rappresentano non solo il territorio, non solo la tradizione, ma le famiglie stesse che producono. Quello che mi diverte infatti è dare ai nostri ospiti delle piccole chicche, dei cadeau su quelle che sono le famiglie, vale a dire. Dietro un prodotto c'è sempre una grande famiglia, una grande idea, un progetto, un sogno ripreso e messo a compimento da parte delle famiglie. Quindi oltre all'amaro teggiano troverete tante chicche, ad esempio la spensola scamorzina di bufala in olio extravergine di oliva, oppure al caciocavallo stagionato dentro il coccio di creta. Troverete tantissimi tipi di cioccolata artigianale, di panettoni artigianali, abbiamo riconfermato due grandi della pasticceria campana lucana ma anche italiana, che sono Sal de Riso e Tiri di Potenza. Addirittura abbiamo preso un panettone realizzato con la farina di canapa dal Cilento, con la mela annurca campana e la cannella, che gli dà quel sapore molto particolare e unico. Delle chicche che veramente lasceranno a bocca aperta, oltre che daranno al palato sensazioni uniche. Solo attraverso un viaggio di quello che è la gastronomia reale, quindi la visita nelle aziende, si ha la consapevolezza di quello che si va ad acquistare e di come noi possiamo maggiormente farlo capire a chi viene qui da noi in dispensa. Come consiglio, come brindisi o come fine pasto, io consiglio, oltre alla classica bollicina, un bel lambiccato di Castel San Lorenzo, un vino moscato dolce che si abbina veramente a fine pasto dal cioccolato fondente al panettone a qualsiasi tipo di dolce. Beviamo un po' più locale, cerchiamo di approfondire anche il nostro territorio che ha tanto da offrire. Grandi prodotti, quindi, che variano dal miele, dalla biscotteria, dalle confetture, ai piccoli torroni, ai cioccolati artigianali e a quello che è il mondo più goloso e più invitante del Natale. Però vi invito a visitare la dispensa, perché raccontare in pochissimi minuti tutto sarebbe impossibile. La dispensa di Casa Amaro Teggiano augura un meraviglioso Natale, delle feste illuminate da una grande gioia. La speranza è che il Covid se ne vada a quel paese, con tutta onestà. Auguriamo veramente un sereno Natale a tutti quanti e un felice anno nuovo. Tanti auguri, buon Natale e un felicissimo abbraccio di anno nuovo.